Soprattutto grazie al presidente Mesbro, diciamo, che non è, sappiamo non è così facile portare dei colori della bandiera, sembra diciamo, di un paese diverso dove sembra tutto diverso. Ma posso, come tanti lo sanno, una delle cose che dico sempre è che l'Italia, almeno su quanto riguarda l'Inizia, comincia dal Brennero e purtroppo anche più al nord ogni tanto. Per cui diciamo, qua in questo settore tutti ancora cucinano diciamo con l'acqua. No, anche grazie a tutti quanti. Io sarò diciamo sulla parte introduttiva, cercherò di essere più veloce possibile perché come detto una direttiva tecnica si può leggere, anche questo è importante. Solo un paio di punti. Quello che noi sicuramente in questo territorio faremo, daremo più supporto possibile alla nostra agenzia PART, che è l'ASS, anche perché serve una certa territorialità del sistema, altrimenti sembra che questi sistemi vengano dall'Alto Adige o dall'Austria, dalla Germania. Questo non è un obiettivo, non è un obiettivo dell'agenzia, anche perché noi siamo un ente pubblico, è il nostro primo obiettivo che altri enti pubblici devono essere supportati. L'altra cosa, anche forse come novità, la Casa Clima è sempre vista come un contesto di certificazione di involucro, effettivamente questo c'è stato un cambiamento che effettivamente oggi il sistema di certificazione certifica anche il contesto dell'impianto, ma anche l'affrescamento. Per cui un sistema di certificazione che alla fine lavora su due ambiti, uno è il calcolo, tutti sanno cosa vuol dire, uno fa la sua legge 10, non mi interessa quant'altro, quello che però manca a un contesto diciamo poi di costruzione è una linea guida, cioè come far sì che effettivamente questi dati che uno inserisce, li calcola anche in modo molto dettagliato, poi in effetti insomma, si esprime nell'edificio. Perché almeno io non ho mai visto una casa che non si è fatta nel cantiere. Formule come si certifica, questo a mio avviso è una questione alla fine importante. Quello che forse è interessante è che mentre per esempio l'Italia passa da 6 pagine a 13, se non erro sull'ambito dell'APE, noi siamo passati da 17 a 2. Anche questo è un altro principio della direttiva. Oggi dobbiamo cercare non di fare sempre più regole, ma dobbiamo cercare di fare meno regole. E fare meno regole vuol dire che quelle 4 regole che si definiscono effettivamente poi vengono controllate. La settimana scorsa ho avuto l'incontro con il CTI e ho detto guardate, per quale motivo il controllo delle regole? Ho detto, il Milan e l'Inter si conoscono da 100 anni, io non ho mai visto una partita Milan-Inter senza l'arbitro. Sono dei professionisti, vengono pagati milioni di euro. Allora per quale motivo gli serve un arbitro? Purtroppo nell'edilizia serve un ente terzo che controlla e coordina le cose che vengono fatte poi in campo, non di più, non di meno, e quello l'ente deve cercare veramente di fare la parte sua. Queste sono poi delle cose che sono dentro la direttiva. Sì, noi, l'altra cosa che solo per fare un esempio, noi per esempio in provincia di Bolzano abbiamo inserito un contesto di semplificazione che noi per esempio effettivamente per 100 euro, 150 euro, oggi non riusciamo a certificare un edificio, non un appartamento in classe G. Ma non perché vogliamo farlo a un basso costo, perché effettivamente ci sono ormai delle metodologie già effettivamente semplici e semplificate per fare queste certificazioni. Perché per edifici esistenti serve una diagnosi energetica, non una certificazione energetica. Queste sono cose diverse. Questo purtroppo il legislatore non ha ancora capito. L'altra questione è che noi abbiamo, sul quanto riguarda della documentazione, cambiato completamente la filosofia del contesto di richiesta di documentazione. Allora, mentre noi prima abbiamo richiesto documentazione cartacea, oggi noi chiediamo solo documentazione digitale.
poi facciamo un contratto con il richiedente e con questo contratto da richiedente chiediamo la documentazione tramite il protocollo. Per cui non vorremmo che un tecnico deve timbrare le cose, no, per quale motivo? Lui ha le capacità tecniche, redige nel miglior modo possibile la documentazione, i calcoli, però alla fine il richiedente, che è il proprietario, ha fatto con noi un contratto per avere poi la certificazione. Con questo sistema, solo per fare un'idea, noi certifichiamo in Cevolzano più di 1200 edifici all'anno, senza la richiesta di un timbro di un tecnico, ma non perché non vogliamo che il tecnico non sia un tecnico qualificato, anzi il tecnico si deve qualificare attraverso non del suo team ma attraverso delle sue capacità tecniche nel redigere la documentazione, è una cosa diversa. Per cui diciamo il concetto del protocollo è soprattutto, o della direttiva, è soprattutto sul contesto diciamo di semplificare le cose. Questa è una cosa vecchia. Forse che se io oggi poi mi ha detto anche Gabriele che utilizzo su quell'ambito lì, abbiamo semplificato un paio di punti, soprattutto perché vorremmo spostare l'energia, no? L'energia del tecnico e tutti gli attori, non tanto sull'ambito progettuale che è importante, cioè non vuol dire che la progettazione non serve, però per proprio capire qual è la progettazione necessaria, per cui cercare un concetto di sufficienza e non di efficienza, non dire più carte mi produci meglio è, ma cercami di produrre questa documentazione proprio necessaria, perché sappiamo che oggi il progettista spende più della sua metà del suo tempo a elaborare delle carte, andare al comune, a richiedere concessioni, a rifare le concessioni. Questo non è, cioè io, nessun tecnico, architetto, ingegnere, insomma, voleva fare questo studio per poi diciamo litigare con il tecnico comunale per capire se può costruire, no, cioè, a mio avviso deve pensare, deve diciamo attuare il contesto diciamo nell'esempio diciamo della costruzione. Per questo, cioè in questa ottica, noi abbiamo diciamo realizzato il catalogo. Allora non vi spaventate, è un catalogo ovviamente bilingue, perché da noi nella mia prossima vita voglio un nastro cinese, almeno si sa che c'è solo una linea per 1 miliardo di persone. Allora, solo per far capire cosa abbiamo fatto, abbiamo prima di tutto attualizzato l'Italia, perché logicamente la prima cosa ci è venuta, attenzione, i 20 cm a Bolzano, i 15 cm a Bolzano forse sono un po' più utili a Palermo, per rendersi conto. Anzi, ancora di più, un ponte termico a San Candido, a Modena, forse potrebbe anche essere che non è più un ponte termico. Allora perché richiedere in un contesto di efficienza, no? di dire ah, qua però me lo fai uguale identico, perché non si sa mai anche col cambiamento climatico, anche a Modena forse 10.000 anni qua ci sono di nuovo un metro che fa un metro di neve, per carità. L'altra cosa che abbiamo fatto, attenzione, prendiamo dei riferimenti di temperatura, per cui i riferimenti di temperatura nella classe zona climatica ABC più 6, voi siete nella zona di E, 0 gradi, e nella nostra zona climatica, la maggior parte, in zona F, per me meno 6. Attenzione che questo è un catalogo che non vuole sostituire il dettaglio esecutivo. Questo è un nodo termico, un concetto di nodo conforme che ha l'obiettivo che prima di tutto il progettista non si reinventa di nuovo una soluzione che ormai possiamo definire come standard, prima di tutto, e però fa che però questi documenti cominciano a reagire dicendo ma come mai qua l'agenzia ha fatto delle soluzioni di questo tipo qua?
questa è la mia, oggi è anche quella la domanda. Faccio un nodo termico che così io posso farlo solo in concetto e sono a posto, o faccio, o scelgo un nodo termico e mi chiedo ma per quale motivo il nodo termico è stato proposto, diciamo, da noi. Ah, un'altra cosa, questi sono tutti i nodi termici, tutti controllati con le metri finiti bidimensionali, tutti col FEM, tutti calcolati col TERM e tutti calcolati logicamente sia nelle condizioni climatiche diverse, per cui più 6, 0 gradi, meno 6, in più poi anche le vedete nel catalogo, perché logicamente abbiamo anche variato la geometria, perché logicamente a Palermo non chiedo i 15 cm di isolante o un valore U di 0,30, potrei, diciamo, calcolo le cose, diciamo, con i requisiti minimi statali. Anche questa è un'altra cosa importante. Allora, i requisiti minimi dei valori U sono quelli, diciamo, della extra 111 dell'UNTS. No, scusate, della 311. Questi sono i nodi standard, per cui non ci sono tutti, però una casa ha normalmente questi 11 nodi. In più abbiamo iniziato a dire dovremmo almeno coprire il 95% delle tipologie utilizzate, per cui anche quello volevo anche dire, oggi fare una casa clima non è che per forza si deve fare con un cappotto esterno, esistono altri sistemi, sistema faccia vista, i sistemi telaio in legno, il sistema, diciamo, anche cosiddetti, noi parliamo di sistemi monolitici, per cui muratura con CLS autoclavato o simile, strutture in legno massiccio e quant'altro. Allora, una piccola introduzione, che la scheda si compone prima di tutto di fare sotto sempre una questione dei simboli, diciamo, dei materiali che è definiti con i valori lambda, poi uno schizzo dove effettivamente si trova, cioè, tipo A1 per capire effettivamente in che ambito si trova, diciamo, il nodo, poi la tipologia e poi una sorta di valutazione dei strati, che qua S1, S2, S3, e poi, che qua sembra un po' piccolino, è questa cosa poi, questa zona più importante, è quale, in funzione delle zone climatiche, i valori, ovvero i spessori minimi, per avere cosa, no? Perché la cosa. Allora, il sistema casa clima ha due concetti, qua ci sono un paio di consulenti, un paio no. Il concetto alla fine è dire, innanzitutto semplificare la metodologia di calcolo per la questione del calcolo dei conti termici. Però esiste una norma, la conosciamo, è dettagliata, scientificamente sicuramente perfetta, però come vi ho detto, sì, il conte termico bisogna risolverlo e non calcolarlo. Dal mondo del medico, non è che dice sì, sei malato, sì, grazie, come posso guarire, cioè il concetto è un po' questo. E l'altra cosa, qual è il riferimento, diciamo, che il nodo o il punto termico sia risolto. Noi calcoliamo in modo relativamente rigido, bisogna anche dire, due concetti della temperatura interna superficiale sul punto più critico, che noi abbiamo definito che potrebbe esserci che nella temperatura del mese più freddo, però non la temperatura di progetto, ma la media mensile del mese più freddo, perché questa ovviamente è la temperatura più dura, cioè effettivamente che conta, non che se una volta meno 2 gradi a Modena succedono quante ore ce la può, 2 ore, un'ora, 5 ore, invece no? La media, diciamo, la media mensile è effettivamente quella, una temperatura più durevole, in funzione che io ho 65% di umidità, non ho un problema di muffa e non un problema di condensa. Per cui alla fine cerchiamo di risolvere un problema della formazione di muffa in modo termico. Esistono altri modi, faccio esempio chimico, mettendo la classica pittura, diciamo, con un biocida, potrei anche averne 0 gradi, 0 gradi è un po' problematico perché si ghiaccia, però diciamo, fino a 12 gradi non succede niente, tranne un po' di
cui diciamo a 17 gradi è ancora la temperatura critica dove non si forma dell'acqua in stato liquido non legato alla parete. Anche quello in modo valutato anche molto rigido, perché senza valutare la possibilità o avere il potere di capillarità della parete. Faccio esempio, una muratura in legno, anche se io ho la temperatura a 16 gradi, non è che mi succedano qualcosa, perché riesce a assorbire chimicamente, anche fisicamente, più acqua invece di una classica parete, diciamo, un cemento armato. Però questo non lo sappiamo. Per cui effettivamente lo valutiamo in modo relativamente rigido. Per cui siamo nella valutazione, poi anche uno fa il term, dice ok, sono a 16.1 gradi, dico, my God, cioè oddio, anche adesso ci saranno tanti problemi. Per cui anche il riferimento è questo. Se qua ci sono nell'angolo, nel punto 17 gradi, la temperatura della parete normalmente è almeno mezzo grado, ma anche un grado in più, per cui effettivamente riesco anche ad avere di nuovo un concetto di comfort, e questo è il secondo fatto. Cerchiamo di fare edifici non a energia quasi zero, ripeto quello che ho detto prima, ma cerchiamo di fare a problemi quasi zero, no? Okay, questo è poi il concetto, per dire sì, risparmiare va bene, però diciamo, avere meno problemi. E questo anche, diciamo, in una funzione critica al 65%. Quello che adesso, facendo adesso, anche lì per far capire come sono gli strati, abbiamo detto anche come sono i valori lambda per capire nel caso che io ho un materiale migliore, logicamente, effettivamente, la mia soluzione che è qua è sicuramente più conservativa. Faccio un esempio adesso, beh, qua facciamo lì. E poi arriviamo sui tavoli, adesso non ci vedo. No, non me l'ha fatto vedere tutti. Il catalogo è logicamente scaricabile da internet, non costa niente, una delle poche cose che da noi non si deve pagare. No? Evidentemente qualche voce è la classica, ci vediamo poi se si apre. Allora, prendiamo uno un po' più standard, ecco. Cioè questo è un classico, cioè uno che diciamo, non è proprio così facile anche per far capire. Allora, questo è un classico sistema, ma poi se uno legge bene comincia a avere anche tante domande, no? Per esempio, questo è un classico sistema dove ho un sistema, diciamo, un laterizio, con un cappotto, adesso ventilato, non ventilato, questo non è un problema, però la cosa interessante è che qua questa è la soluzione se isolo il solaio da sotto. E se uno si fa un po', cioè anche, vedendo anche graficamente, si vede da subito nell'occhio che effettivamente serve relativamente un certo spessore sotto. Se prendo l'altra soluzione da sopra, sembra che il sistema sia più facile. Con un taglio, diciamo, con un taglio termico sotto la parete, che potrebbe anche essere un riempimento, diciamo, del mattone con un materiale sfuso, anche per la questione statica,
contrario, voi siete in zona sismica, noi non lo sappiamo, noi non lo siamo, non lo siamo, io rido sempre perché c'è, c'è il confine, no? Dopo Salorno noi non c'è più una zona sismica, penso che, e questa sono belle decisioni che dalla provincia, poi beh, noi saremo in zona sismica quando cadrà il primo edificio, come al solito. Vabbè. Quello che però si vede, effettivamente, per quale motivo? Perché la struttura in cemento armato comincia, perché le isoterme, se usano da sotto, a spingere in giù. Per cui serve, allora, si vede anche nel contesto di economico anche, no? Dire allora meglio isolare da sotto o da sopra? Adesso, se io sono un costruttore direi ma meglio da sopra. Questi anche sono dei concetti che per esempio non è che si vedono subito, però facendo delle comparazioni anche di tipologia bisogna veramente un po' da capire bene un ragionamento anche complessivo. E logicamente queste sono le cose che tu vedi solo quando vedi completamente il catalogo. Normalmente non si vede, no, se si fanno solo i singoli dati. Un'altra cosa che diciamo, anche quello non da darne l'occhio subito, noi abbiamo in zona climatica F abbiamo due tabelle. Allora, la prima tabella è a diciamo F17.0 gradi. Si vede? Non so più devo fare più grande. Questo è? Io ho sempre paura di spingere perché sennò normalmente cosa tocco si rompe. Allora qua si vede, in quella zona si vede per esempio una cosa relativamente interessante su quell'ambito lì. E che noi abbiamo fatto per la zona climatica F due diciamo colonne. La prima colonna a 17 gradi, la seconda colonna a 12.5. Questo è in caso che nell'edificio ci sia un sistema di ventilazione controllata. Questo per far vedere anche al progettista dicendo attenzione, la tua temperatura critica da 17 gradi effettivamente va a 12.6. Allora, se vogliamo avere un edificio che fa meno problemi possibili, un sistema di ventilazione che, questo lo sappiamo, sull'ambito energetico è alla pari, cioè tutto quello che io investo nella ventilazione, l'energia elettrica, il cambiamento dei filtri, la monetizzazione, perché effettivamente è una macchina, cioè effettivamente ci devo stare dietro, non è che sta adesso lì per 100 anni, però chi è un costruttore intelligente, no? Dicendo ma se inserisco un sistema di ventilazione il rischio diciamo di una possibile condensa con formazione di umidità o di muffa addirittura, quant'è rispetto a un edificio con un sistema di ventilazione senza? Cioè il rischio che vediamo noi statisticamente è 1 a 20, cioè di cui su 20 diciamo lamentele che vengono da noi, uno al sistema di ventilazione e quello un sistema di ventilazione normalmente non è acceso. Farlo può capire e a mio avviso se in contesto di contesto robusto, no? Cioè che se l'edificio deve essere diciamo resiliente, cioè effettivamente non è che nella prima curva la macchina diciamo, deve uscire dalla strada, effettivamente dovremo fare una pubblicità per il sistema di ventilazione, però se oggi vogliamo veramente fare gli edifici diciamo alla tecnologia attuale, farlo senza ventilazione a mio avviso oggi non è più un edificio del terzo millennio, né? Perché io posso anche comprare una macchina senza climatizzatore, ma no. Sì, l'estate non è che sia sta grande cosa, né? E più o meno bisogna vederlo anche così. L'altra cosa è che se vedete in un contesto anche di spessore, uno potrebbe dire sì, se fosse la ventilazione, almeno per rispetto dei requisiti minimi,
Sì, ho un investimento in funzione della ventilazione, però investimento dell'isolamento avrei di meno. Per cui io posso aumentare anche, ieri, cioè la mattina, cioè ambienti pubblici, io potrei anche fare un ragionamento di dire, sì, ok, facciamo così che io rispetto i requisiti minimi, il budget a disposizione è questo, però in quel momento io sull'ambito riduco lo spessore isolante, sì, l'edificio diventa meno efficiente, però poi la domanda si deve porre quanto meno efficiente viene. Quanto meno efficiente? Meno efficiente con quale vettore energetico? Perché insomma, se vado con la differenza, se vado con la corrente o con il gasolio, o per esempio con una pompa di calore, con fotovoltaico o con la caldaia a pellet e quant'altro. Per cui ci sono, posso, cioè, il documento dice un po' di più di quello, diciamo, che si vede. Poi l'altra cosa, che questa sicuramente è una cosa che adesso siamo nel secondo round, diciamo, di valutazione, è sicuramente termicamente il problema, sicuramente l'attacco a finestra. Per quale motivo? Prima di tutto esistono più sistemi, anche quello, in più dipende molto la temperatura interna superficiale, dipende molto, diciamo, dalla geometria, non solo dell'attacco, ma della finestra stessa. Allora, sicuramente noi abbiamo fatto, diciamo, delle valutazioni relativamente conservativi, però se voi vedete, vedendo anche un po' più vicino, noi lavoriamo soprattutto con il contratelaio e il legno, e questa è una tecnologia che, soprattutto quando vado con un capotto, è una tecnologia migliore, perché in quel momento io già, che la fornitura del contratelaio in legno del serramentista fa sì che chi poi fa il capotto o l'altro sistema, io riesco a finire il mio sistema, per cui a finire la mia competenza, no, di responsabilità. Che il classico, no, sul cantiere, ho detto, ma in colpa di chi? Ah, questo non è che l'ho fatto io, questo l'ho fatto quell'altro, ma calma. Tu adesso mi dici dove finisce la cosa che fai tu. Quello, diciamo, il silicone, è la terra di nessuno, no? Classico, no? Per quello è anche critico, no? Quindi, cioè, mettiamo il silicone, sì, grazie. Chi è che mi mette il silicone? No? Il committente, no? Sì. No, per fare. Per cui serve, diciamo, serve una. E l'altra cosa che si vede anche, che serve, diciamo, almeno al contratelaio, che c'è una prima parte che o c'è un isolante che sporge, no? Anche questo che non volevamo fare, non ci vede un altro. Andiamo sempre di qua. Poi diciamo anche interessante, cioè, anche molto interessante, un paio di cose, delle sorprese, no? Il classico muro interno all'interno del solaio, perché lì le isoterme sono molto, possono essere anche molto strane, no? Quello anche, non meravigliatevi che ogni tanto non serve neanche mettere un isolante da sopra e da sotto. Quello che volevo dire, se è una finestra, quanto tempo devi dire, quanto tempo ho? Quanto è? Perfetto. La si vede, eh? Poi io so che voi non siete adesso qua gli amanti della lamiera, della gonda. Però il concetto è relativamente chiaro, che se effettivamente vado a filo, diciamo, del telaio a vista, serve che l'isolante tocchi il controtelaio. Questo è il minimo. Poi se effettivamente riesco, cioè l'obiettivo sarebbe che l'isolante sporge un po' sul telaio, se è fattibile, perché non è così sempre facile, lo so. Però diciamo anche questa è un'indicazione nella fase costruttiva, nel caso che vi faccio il mio nodo, devo stare attento che in caso di isolamento serve che almeno il controtelaio sia, diciamo, isolato. Se riesco a sporgerlo, meglio, però questa è proprio la richiesta minima. Chi ha fatto dei calcoli term sa che lì, almeno adesso in zona climatica F, sono sempre a filo del dentro o fuori. Poi dipende anche dalla geometria della finestra, se è più grande, più piccola, quant'altro. Però per un,
per un progettista già devo dire che parte da zero, dice va. Anche quello, no? Perché c'era la critica dei consulenti cosa prima, ma adesso cosa facciamo noi? Questo è un nodo termico, perché la domanda come adesso deve, la lamiera deve essere diciamo, posata sul telaio, questo non dice niente. Allora, a mio avviso questi sono i punti che oggi un progettista deve sapere, dire al ceramentista tu la finestra me la posi, questo è lo schizzo e poi ti dico come. No. Ci vuole il silicone, ci vuole il nastro esplosivo, quale nastro esplosivo, come fai, come la metti diciamo in bolla il solente a contatto. Un altro modo, forse quello del, questo è anche un pochettino, per esempio questo è un balcone se non erro, sì questa è la terrazza. Quello che abbiamo anche descritto sono i cosiddetti strati funzionali. Allora, il concetto viene dalla DIN 4101, c'è Luca De Vigili che lui ha fatto il lavoro, anzi, no, ha fatto lui il lavoro mastodontico, adesso posso dire che non c'è, no, bravo anche per lui. Anche molto internamente molto discusso questo catalogo, non è che insomma, molto discusso devo dire, rigettato anche più volte, questa non è la prima versione, penso che abbiamo rigettato già tre volte, questa diciamo, è la quarta versione che andava bene anche a noi come agenzia diciamo, dei tecnici, vedete la versione 4. Uno dei punti anche della discussione era di far capire cose che non erano adesso diciamo direttamente importanti nel contesto termico, ma perché quella era la discussione interna, ma noi dovremmo solo far vedere la problematica termica o volevamo far vedere diciamo, anche la problematica del cosiddetto nodo robusto? Questa è anche stata una richiesta dalla direzione, il vice direttore, anche questo ha fatto richiesta, attenzione, non possiamo solo dire niente in isolante, cioè questo è troppo poco, dobbiamo dare indicazioni diciamo che un consulente casa prima riesce a capire, per esempio se qua si vedono due isolanti differenti un consulente sa che questo sotto non sarà la fibra di legno, no? Ecco. Questo è un po' il concetto di base, poi non è che l'abbiamo scritto, ecco. Cioè, questo un tecnico lo sa. E se un altro tecnico lo sa, noi telefoniamo a fare un corso da noi e te lo spieghiamo, ma per tutta sincerità. L'altra è la questione dei cosiddetti strati funzionali, anche questo discusso perché logicamente chi è adesso un po' più esperto nella costruzione mi dirà ma come? Serve uno strato funzionale, cioè una tenuta diciamo, dell'umidità anche fra i due isolanti, sia sotto che sopra? Questo dipende che funzionalità ha l'isolante. Se questo è un sistema tipo XPS, lo strato sotto però se lo può anche risparmiare. Se questo è fibra di lana minerale, allora ovviamente servirà anche quello strato sotto. Questi sono dei concetti che logicamente bisogna stare molto attento nel capire per quale motivo è scritto. Per cui non è che si può solo scaricare o dire a lei adesso solo fra tutti i nodi monolitica fino al capote, no, c'è un contesto diciamo anche di, questo è uno strumento per chi oggi sa progettare bene e gli dà un aiuto, una sorta di checklist a 2D di dire attenzione non devo dimenticare che qua serve una funzionalità che per esempio per la protezione dell'acqua. Per cui un contesto era sicuramente la protezione dell'acqua. Poi voi qua fate, io amico che voi riuscite a fare queste cose qua con la facciata, con il muro facciavista, e logicamente qua diciamo, abbiamo fatto una valutazione di termine, diciamo,
anche per capire dal punto di Bogiada e vedere anche lo spessore minimo S1. Poi per esempio voi siete in zona climatica e per avere i requisiti minimi, non faccio visto, servono alla fine solo 8 cm di grande. Allora, come vedete, questo è oggi fattibile, fare meno di 8 cm con faccia vista penso che sia, non si fa, piuttosto che faccio una quella dell'aria, almeno me lo risparmio anche di giornata. Per cui effettivamente posso dire, attenzione, se facciamo di più, bene, attenzione, sicuramente non dobbiamo stare sotto. L'altra cosa, per la zona climatica A, B e C abbiamo anche fatto le valutazioni logicamente che questi nodi o questi stati rispettano la direttiva anche sull'ambito estivo, perché se legge la direttiva noi abbiamo dei requisiti minimi sull'ambito non tanto dello sfasamento, dell'attenuazione, ma soprattutto come diciamo, reagisce la parete all'interno. Questo oggi è un problema, perché sull'ambito dell'estivo io non è che ho i carichi esterni con quei edifici che sono così isolati, me li posso completamente dimenticare. È lo stesso se vuoi fanno più 20 o più 30, anche più 40 gradi, se è un isolamento diciamo normale, parlo diciamo di un valore U 0,30 in più, ormai 0,20, 0,18, insomma, quelli sono almeno i valori. Devo però stare molto attento a cosa succede all'interno. Qui lì serve una mettenza, perché la capacità di assorbire una certa e non energia, perché non, qua alla fine ecco, se con un certo watt, una certa potenza termica per metro quadro. Più alta è meglio è, perché altrimenti c'è il rischio diciamo del clima baracca. Il legno sarà bello, però diciamo, se il legno, la mettenza del legno è un po' più piccola, non di 2 watt, ma circa di 0,5, 1,5, c'è il rischio che ho per esempio questa riflessione termica che poi io sento. Beh, voi lo sapete. Allora, i requisiti della direttiva non è soltanto per fare in modo diverso che dice la UNITS, la 311, la legge 90, è effettivamente per dire attenzione, noi vogliamo fare un edificio con una certa qualità, non nel rispetto, non nel cosiddetto rispetto della legge. Questo oggi è ovvio, cioè la certificazione energetica, questa è oggi una prassi normale. Un edificio casa prima non è un edificio certificato energeticamente. Il nodo termico fa vedere che tu lo devi certificare, che dopo fa meno problemi possibili. Questo oggi è in qualità, nessuno si compra una macchina che è elettrica sapendo che ce n'è solo uno rifornimento elettrico e poi la fortuna vuole che io ho l'attacco sbagliato del rifornimento, perché sapete, come lo sanno, che questo non è ancora normato sull'ambito europeo. Per cui se uno si compra per esempio la Renault, per risolvere questo problema, no? Fa il ricambio delle batterie, no? Perché effettivamente non c'è normativa d'età, questo è un problema, eh? Io compro una macchina e posso solo farmi caricare solo lì dove, sì, ecco, bella domanda, questo è un progetto europeo che fa più. Una cosa che anche quello che penso che è interessante sull'ambito, su un altro ambito, sono le costruzioni in legno, no? C'è un hype sulle costruzioni in legno, e adesso non è che ce lo racconto, non è che sia malvagio. Il problema delle costruzioni in legno è l'attacco a terra. Fare una casa in legno non è difficile, fare l'attacco a terra con un edificio in legno, quello è difficile. Allora, chi oggi costruisce un attacco, un edificio in legno senza un'altezza minima di 30 cm è fuori norma. Fare dei marciapiedi a livello zero alla costruzione in legno in quel momento rischia
rischia di essere freddo. Io penso ne avete visti parecchi. Per quello non è da niente che l'abbiamo inserito in modo così, anche discusso internamente mille volte dicendo ma come? Perché effettivamente ci deve essere una protezione dell'acqua a meno 30 cm, cui nel caso che lo faccio a pieno dovrei avere una ringhiera, no? Una ringhiera, diciamo, che effettivamente l'acqua deve, diciamo, defluire del tutto, altrimenti c'è il rischio non tanto diciamo che si bagna, c'è il rischio di risalita per umidità. Per quale motivo? Questo primo pannello è in XPS, normalmente. E vedrete, dopo un paio di anni, un paio di edifici che avranno la riga a 30 cm marrone intorno al capotto. E questo è la limite che sta uscendo, no? Da sotto, fuori da lì. Allora, queste sono tutte delle cose che effettivamente in questo catalogo non si vede. Ok, per cui è un corso gratuito. La seconda cosa. No, solo per cui, attenzione, questo, allora volevo dirvi che questo catalogo, diciamo, non è che sia, diciamo, un'agglomerazione di tanti bei dettagli che posso scaricarvi bene così, no? Anche questa è stata anche un po' anche la critica, no? C'è stato, diciamo, un ragionamento interno dicendo attenzione, così dovresti fare un edificio che ti dà mille problemi. Se lo fai in modo diverso, non è un problema, eh? Attenzione, che quello che sia ben chiaro. Però sappi che può succedere. Una cosa che manca ancora su costruzione sono ancora i sistemi monolitici, cosiddetti mattone non riempito. Questo è ancora un sistema che manca, e i sistemi metallici, dove devo dire, non ne ho visti sul residenziale, ne ho visti veramente pochi, esistono, però esistono poco. Quelle sono le due tipologie. E quello che faremo è sicuramente ancora una revisione degli attacchi contro attacchi parete e finestra. La seconda parte, quello che fa l'ingegnere Rondoni, è la parte, diciamo, impiantistica, perché anche questo serviva da chi fa, diciamo, un edificio, casa clima, che nel software può essere i dati, di avere almeno una concentrazione di requisiti minimi e non definiti dall'agenzia casa clima, che oggi sono di norma, però nella difficoltà di guardarsi tutte le norme di riferimento, anche perché in provincia di Bolzano 70% dei tecnici sono di madrelingua tedesca, di cui la metà sa parlare molto peggio di me, l'altra metà non sa l'italiano. No, c'è un problema anche linguistico, no, del trasferimento, per cui abbiamo anche deciso di inserire, diciamo, questa sorta di richieste impiantistiche, che per tanti è ovvio che queste cose sono dentro, però, diciamo, le abbiamo concentrate. Grazie e ancora buona continuazione.